È davvero un bel momento questo per il Crotone. La vittoria sull'Ancona di misura e di rigore, quello di Ambrosi, né semplice né scontata. Discusso al contatto russo Pialdini. Brillanti i dorici, Parente, Maggio ed Albino le insidie per Cesaretti. Sfida dalle tante aspettative contrassegnata da un numero, il 5. 5 i risultati utili consecutivi alla vigilia per il Crotone, ora diventa di 6. Ancona a 5 punti dalla vetta. E poi il gol di Ambrosi ha archiviato così il quinto sigillo personale. Freddo ed implacabile dal dischetto l'attaccante. Equilibrio spezzato, l'esplosione dell'uscita. È una vittoria che sicuramente per noi è importantissima. Poi prima sul calcio di rigore, però penso che sia stato frutto di un secondo tempo giocato quasi sempre in avanti da parte del Crotone. La riproposizione del duello cominciato in C1 un anno fa non ha deluso. Come nella migliore tradizione, poco spettacolo, diverse emozioni. La vittoria ha premiato la caparbietà del Crotone, che ci ha creduto giustamente fino in fondo, approfittando anche di un po' di nervosismo. Sintomatiche le espulsioni di Albino e Ancona, Aroni e D'Ursino, il direttore sportivo del Crotone. Squadre ora a braccetto, a quota 17. Le grandi sono lì, ad un tiro di schioppo. I risultati che la squadra sta ottenendo ci responsabilizzano fino al punto di dover sempre dimostrare qualcosa di più rispetto alla domenica precedente. A livello di possesso palla, il Crotone nel secondo tempo ha avuto di più, questo sicuramente, però non credo che abbia creato molto per poter vincere la partita. Credo che se finiva in pareggio era una partita più giusta.